Ciao a tutti, Tarta amici di Tarta YouTube TV. Oggi siamo qua per fare una recensione. È un po' di tempo che ne facevamo. Credo dai tempi dello smartwatch, se non sbaglio. Facciamo quella della GoCam e poi dello smartwatch. Oggi abbiamo un prodotto nuovo. Sono stato da Euronics stamattina. Ho comprato questo. È il mini drone. Esattamente si chiama Colibri, Nano Drone Colibri. Andiamo a spacchettare insieme. Questa è la confezione, non ho ancora aperto. Nella confezione troveremo il Colibri Nano Drone, per l'appunto lo vedete, il controller, un cavo USB perché si carica via USB, 4 eliche extra, oltre alle 4 già montate, sono 4 eliche di ricambio. Buono, perfetto. Il manuale di istruzioni, meno male, perché sennò stavamo inguaiati. Il prezzo, come vedete, è ancora qui. 19, non so se si riesce a vedere. Mettila a fuoco. Mettila a fuoco. Bravo. 19,99. Andiamo con lo spacchettamento. Unboxing, come gli piace dire a quelli che parlano bene. Tolto il nastro. Scotch, maledetto pezzo di scotch che mi separa dal mio drone. Parto. Oh, sono emozionatissimo, ragazzi. Non potete capire quanto l'ho desiderato. Oh, bene, quando capirò come si spacchetta è tutto attaccato. Ecco qua. Questo è il controller per controllare il nostro drone. Sono molti più comandi di quelli che credevo. Ci vanno le batterie incluse. Le avevo già prese perché volevo in questo video stesso farlo volare. Però non lo faremo volare in un altro video. Perché mi sono ricordato che prima dobbiamo metterlo sotto carica. Questo come lo taglio senza danneggiare il drone? Dove cacchio sono andato a mettere la fascetta? Mi si può stretto di più. Solo così. Ma gli estremi. Adesso noi non facciamo danni. Ah, due fascette solo. Lo taglio. Maledizione. Così piccolo e delicato che ho paura di fare danni. Mi sarebbe una volta che danneggio una cosa appena comprata. Vabbè. Poi lo libererò dalle fascette. Si mette la USB, poi leggerò il manuale, capirò meglio. Qui no, c'è una specie di cristallina, sì, è lì. Questo è il cavo USB, ragazzi, molto particolare. Eliche di ricambio, mi stanno cadendo, le conserverò gelosamente. Eccole qua.
Questo non so cosa sia, lo vedrò poi dal manuale. Questo per caricare. Metto il manuale, questo è il drone. Il drone, questo mi vede. Lo vedrete volare. E qui abbiamo i nostri manuali in 18 lingue diverse. Istruzioni e manual. Noi serve istruzioni. Istruzioni belle lunghe e dettagliate, soprattutto in italiano, come piacciono a noi. Va bene. Quanto siamo arrivati? 6 minuti. Detto questo, stasera lo metto sotto carica e vediamo se domattina. No, domattina no. Merda. Mattino da fare. No, domani è venerdì. Sì, no, domattina allora vediamo se riesco a fare il video. E ve lo carico a parte dopo di questo qua. Se siete curiosi, continuate a seguirmi. Qui là vi caricherò anche il video del primo volo. Così mi studio anche qualche evoluzione perché ho letto che fa anche delle acrobazie. Un comando particolare. Ho rovinato tutta la scatola. Riporlo adesso. Questo così. Adesso un problema per riporlo. Questo è qua così. Ma questo che è la parte più delicata lo dovevo dire così. Vabbè, tanto poi lo devo andare a mettere sotto carica, quindi non lo tengo niente. Va bene. Detto questo, ci vediamo al prossimo video con il primo volo del nostro drone. Veramente leggero. Ragazzi, è veramente bello, spero funzioni bene come promesso, è bellissimo, costa poco. Poi, come sapete, io sto, chi mi segue sa che sono nella protezione civile, e se mi avete seguito, se non avete fatto, andate a vedere i video vecchi, troverete qualche video, quelli della protezione civile, dove ci sta inserita qualche ripresa fatta proprio col drone, perché noi in squadra abbiamo un pilota professionistico. Professionale, professionista, non mi vedi professionista, Scirocchi, Scirocchi, un pilota professionista di drone, non questa cagata qui, lui ha due droni grandi, alcuni enormi, con degli elicotteri enormi, è un pilota professionista, insomma, e il suo drone viene, vabbè, il drone in generale nella protezione civile viene utilizzato molto per la ricerca delle persone scomparse, nelle campagne, nelle zone dove è difficile arrivare con altri mezzi. Dall'alto si vede, il drone guarda dall'alto e ti indica dove andare a trovare le persone. Noi a terra andiamo a prenderle. E quindi, io avendo visto lui, siccome ogni volta che porta il drone facciamo una manifestazione, una presentazione, che lo facciamo vedere questo drone, mi appassiono sempre, mi metto sempre accanto a lui per imparare, sempre per capire. Mi sono voluto prendere questo drone qua piccolino per esercitarmi un po', per imitarlo un po', però, nel mio piccolo. Magari chissà se un giorno mi decido, faccio pure il corso di pilotaggio. Si può dire. Nella protezione civile è fondamentale il drone, molto importante. Mettiamo questi dentro anche, quindi dobbiamo leggere accuratamente. Ah, queste. Vorrei una bustina per questi. Vabbè, ora andiamo a trovare. Detto questo, vi risaluto, ho già salutato un'altra volta. Potete seguirmi, iscrivetevi ai miei social che trovate qui sopra. Iscrivetevi col tastino lì sotto, da queste parti qui, cliccate mi piace, tanti like per il drone. E ci rivediamo al primo volo. Condividete. Ciao ciao!